56 a.C., Cesare si trova inaspettatamente a fronteggiare i Veneti, che, a capo di una coalizione di popolazioni della Gallia nord-occidentale, stanno mettendo a dura prova la solidità del dominio romano in questa zona. La strategia del confronto diretto sul campo, in cui i romani sono nettamente superiori, non ha funzionato. Cesare decide allora di prepararsi alla battaglia navale. Sarà questa, infatti, che deciderà le sorti della guerra. Nell'episodio che vedremo abbiamo immaginato, ispirandoci ai capitoli 14 e 15 del terzo libro del De Bello Gallico, che Cesare e Labieno studino la strategia migliore per vincere la battaglia decisiva contro i Veneti e i loro alleati. Cesar, ducente viginti naves Venetorum, 220 navi dei Veneti, paratissime, completamente allestite, atque omni genere armorum, ornatissime e fornite di ogni genere di armi, ex portu profecte, partite dal porto, nostris adverse consistunt, sono schierate, consistunt, davanti alle nostre. Le navi dei Veneti sono una minaccia seria che Cesare non ignora affatto. Egli dice infatti: questo lo so, non lo ignoro, Labiene o Labieno. Rostro noceri non possunt. Non si possono danneggiare noceri con il rostro. Turribus autem excitatis, tamen as altitudo pupium ex barbaris navibus superat. Pur avendo innalzato le torri, turribus excitatis, tamen, tuttavia, altitudo pupium, l'altezza delle poppe ex barbaris navibus, dalle navi letteralmente, quindi delle navi dei barbari, superat as, supera queste, cioè le torri.